Quando ti metti in cammino per Itaca, augurati che la strada sia lunga, piena di esperienze ed avventure. Non temere le strigoni e i ciclopi o la furia di Poseidone. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. Non incontrerai i ciclopi e le strigoni, e neppure il feroce Poseidone se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Augurati che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti quando nei porti, finalmente con gioia, entrerai per la prima volta. Negli empori fenici, soffermati e acquista belle mercanzie, madreperle, coralli, ebano, ambre, anche profumi penetranti di ogni sorta, più profumi inebrianti che puoi. E vai in molte città d'Egitto, impara, impara da coloro che sanno. Tienila sempre in mente, Itaca. La tua meta è approdare là, ma non affrettare il tuo viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che ormai vecchio tu metta piede sull'isola, ricco dei tesori guadagnati per la via, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla via. Nulla di più ha da darti, e se la troverai povera, non per questo Itaca ti avrà deluso, perché saggio ti avrà fatto il cammino e avrai capito il significato di Itaca. Costantino Cabafis. Let's go.